Ehi la ciurma! Io sono Mazzatessa e benvenuti in questo video di Farm Together. Ho ricevuto questo gioco da Milkstone Studio e visto che è in Early Access ed è un gioco incentrato sul multiplayer, volevo farvelo vedere direttamente, così, ex abrupto. Ci gioco e vi mostro come funziona. Allora, innanzitutto recupero la fattoria che sto seguendo al momento. Per farvi vedere un attimo una parte di gioco già non avanzatissimo, però in un certo senso non base. Allora, posso aumentare la risoluzione? Sì. Magari. Ok. Ok. Beh. Sì, più o meno. Comunque, allora, innanzitutto il gioco si basa su una meccanica collaborativa, multiplayer, alla stregua di Farmville, per intenderci. Abbiamo delle piantagioni, abbiamo dei vari ortaggi e frutti che possiamo piantare e raccogliere e salendo di livello andiamo a sbloccare ogni volta degli oggetti in più da poter seminare o degli animali da poter utilizzare, dei pesci da poter pescare o degli edifici da poter piazzare nella nostra fattoria. Allora, vi mostro un pochettino. Il funzionamento base prevede appunto la raccolta e la semina manuale ed è come iniziamo a livello 1. Come potete vedere, man mano che raccogliamo gli oggetti, la qualità dei nostri ortaggi sale di livello e salendo di livello ci procura più soldi. Adesso andiamo ad arare di nuovo il campo per poterci permettere di seminare nuovamente. Voilà. E vediamo se possiamo riposizionare, sì, i peperoni, ok. Allora, possiamo piazzarle perché come potete vedere in basso a destra adesso io non posso spostare il cursore perché altrimenti non seleziona più i peperoni. Può essere seminato in primavera o in autunno. Visto che siamo in primavera, potete vederlo in alto a destra dove c'è quel quadrifoglio. Il quadrifoglio è il simbolo che viene utilizzato per la primavera. Possiamo seminare questo tipo di ortaggio. E come potete vedere, possiamo anche andare a innaffiarlo. Andando a innaffiarlo, ridurremo notevolmente il tempo richiesto per crescere. In basso a sinistra, come potete vedere, c'è sotto il simbolo del peperone giallo, c'è 1 ora e 29 minuti. Ma se noi andiamo ad aggiungere dell'acqua, come potete vedere, si è riempito il circolino dell'acqua e è diminuito il tempo di crescita di una ventina di minuti, 28 minuti di preciso. No. 18 minuti, ci metterà 18 minuti in meno. Non è indispensabile annaffiare le piante, però richiederanno molto meno tempo per crescere se andiamo ad innaffiarle. Ora vi stavo dicendo, questo è il funzionamento base, però a un certo punto, nei livelli abbastanza base, andiamo a sbloccare questi che sono i benzinai che ci forniscono la benzina per poter utilizzare il trattore. Il trattore non ci permette tanto di spostarci più veloce, perché con la corsa siamo più veloci, ma ci permette, vi mostrerò subito, di andare a lavorare molto più rapidamente, perché come potete vedere seleziona un'area di 3x3 e raccoglie tutto. Quindi tutte queste mele le ho raccolte in un tempo estremamente ridotto rispetto a quello che sarebbe stato raccoglierle a mano. Potete vedere anche gli alberi di frutta hanno dei livelli. Ci sono vari alberi di frutta, qua li ho piantati praticamente un po' tutti e ogni albero ha delle stagioni in cui può essere raccolto. Non va riseminato, come si potrebbe intuire, ma ha delle determinate stagioni in cui dà frutti e altre determinate stagioni in cui non dà frutti. Il problema è che la benzina dopo un po' finisce, potete vederla in alto a sinistra accanto al logo del mio account. Questi benzinai forniscono pian pianino benzina, quindi dopo un po' la recuperano e si può riutilizzare.
Ora, vediamo un attimo. Questi banchetti ci permettono di vendere la frutta e questi altri qua, la verdura, in cambio di diamanti. I diamanti possono essere utilizzati per delle strutture avanzate, come potete vedere qua. Guardiamo un po' come funzionano gli animali in questo Farm Together. Allora, gli animali necessitano di cibo. Il cibo non è una risorsa che abbiamo, ma in pratica depositarlo ci fa spendere semplicemente dei soldi, come avete potuto vedere. Scende il totale di soldi che abbiamo e ci danno dei prodotti diversi. Per esempio, i maiali ci danno queste specie di carrube, non so che cosa siano esattamente, o tartufi, funghi, probabilmente. Mentre invece gli altri, qua sono tutti del genere avicolo e forniscono delle uova. Come possiamo vedere, per esempio, qua, queste papere hanno depositato delle uova che adesso andiamo a raccogliere. Abacot Ranger Duck sono queste. E possiamo vendere invece in questo stand qua, che viene comprato utilizzando i diamanti guadagnati da quegli altri stand. E che a sua volta ci fornisce dei diamanti per comprare gli altri stand. Sembra tanto come che i diamanti siano una valuta premium. In realtà no, al momento non c'è niente di shoppabile. Il gioco si compra come un qualsiasi gioco. Adesso andiamo a vendere e ci darà dei diamanti e dell'esperienza. 10 diamanti e 40 di esperienza, come avete potuto vedere. E appunto i diamanti sono semplicemente un altro tipo di valuta, non è una valuta premium. I pesci che sono presenti in varie qualità ci permettono di essere pescati ogni tot tempo. Come potete vedere c'è un'indicazione qua in basso. Questo qui per esempio ogni 30 minuti si può pescare. E c'è la possibilità o di fare una pesca buona, quindi 60 monete e 4 di esperienza, oppure una pesca mediocre, 6 monete e 2 di esperienza. Allora, andando a pescare viene in automatico raccolto tutto quello del laghetto connesso. Non ne ho creato uno unico, ma li ho alternati di tipi diversi perché più viene grande gli sviluppatori per evitare questioni di lag estremo, hanno detto che diminuisce nettamente la probabilità di una pesca fruttuosa se il lago è troppo grande. Questo per evitare appunto che la gente faccia dei laghi enormi per risparmiare il tempo e faccia crashare il gioco in modo inverosimile. I pesci, una volta pescati, possono essere poi venduti a questo stand qua, che anche qua dà. No, non volevo raccogliere. Vabbè, ho raccolto la benzina. Che anche questo dà diamanti e esperienza. Allora, adesso vi mostro ancora un attimo le mucche, se per caso sono pronte. La mia fattoria è livello 13 e ho al momento qui presente praticamente tutto, tranne questi due pesci. Il resto ce l'ho tutto. E gli elementi decorativi. Ecco, le mucche ci forniscono latte che possiamo vendere a quello stand là dietro. Oh, è salita di livello la nostra fattoria. Bella cosa. E è salita di livello anche la mucca, quindi ci daranno più soldi. Se fate attenzione, appunto, quello che ci appare come pop-up di quanto stiamo guadagnando dal latte è aumentato. Non abbiamo abbastanza latte da vendere perché abbiamo solo 18 bottiglie su 20. E essere arrivati a livello 14 della fattoria ci ha sbloccato il California Poppy, che possiamo andare a seminare per raccogliere dei fiori e dei soldi. Ogni 5 ore possiamo raccoglierlo, ci dà 1380 monete e 12 di esperienza. Non abbiamo dei nuovi alberi, non abbiamo nuovi animali, abbiamo l'ultimo pesce, l'angler fish, e abbiamo la winery finalmente. Oh, è cambiata stagione, siamo in estate e quindi adesso ci sono altri tipi di vegetali che possiamo piantare. Per esempio, appunto, il California Poppy prima potevamo piantarlo, adesso non possiamo più seminarlo. Allora, ultima cosa che vorrei farvi vedere prima di andare a giocare un pochettino liberamente a quello che è questo gioco. No, beh, voglio farvi vedere un paio di cose ancora.
Sono le quest. Allora, ogni volta abbiamo una quest differente che viene generata randomicamente in base agli oggetti che abbiamo sbloccato. E quella attuale, per esempio, mi chiede di raccogliere 40 peperoni rossi e 260 noccioline. Quando la finisco mi dà uno, un discreto quantitativo di esperienza, ma anche due fiocchi. I fiocchi sono indispensabili perché servono per acquistare uno, i depositi di benzina, che ci servono per poter ampliare la nostra riserva di benzina, quindi poter utilizzare il trattore più a lungo, e per alcuni altri oggetti, tipo l'honey stand, che ci permette di scambiare miele per altri fiocchi, e un altro più avanti che ancora non ho sbloccato. Quindi le queste sono molto importanti perché sono l'unico modo all'inizio per poter fare i fiocchi, per poter avere benzina per il nostro trattore. Adesso se riusciamo andrei a completare questa quest a 2,52. Con questa dovremmo arrivarci. 2,60, ottimo. E poi i peperoni rossi che avevo già seminato appunto in previsione di completare questa quest. Arriviamo a 40, infatti questo completa e ci ha dato due fiocchi e dell'esperienza, sbloccandoci un'altra quest. Quindi adesso dovremo raccogliere 30 volte il latte, 30 di latte, quindi mi conviene andare a mettere delle altre mucche, 100 peperoni gialli e 80 pere. Quindi allora direi che possiamo andare a mettere qua, no, ariamo il campo. In previsione della semina, vediamo se per caso possiamo già seminare. No, in estate mi pare i peperoni gialli no, infatti. Ci chiede peperoni gialli e pere e mucche. Quindi vabbè, allora qua andiamo a sostituire le noccioline se posso metterle, che sono sempre molto utili. Perché sono un ortaggio che davvero cresce molto in fretta. Ok, andiamo a mettere un po' di noccioline. Infatti qua ho messo poi lo stand delle noccioline là in cui possiamo vendere noccioline. Non vado però a innaffiare perché tanto non abbiamo bisogno di che crescano particolarmente in fretta. Andiamo a posizionare delle altre mucche qua. Allora, perché abbiamo bisogno di 30 di latte, vero? Sì. Là ne abbiamo 9, facciamo almeno altre 9,18 fa 27. Facciamone altre 27. Ok. Sì, l'animazione è un po' farlocca per il fatto che... Oh, sono salito di livello anch'io. Salire di livello del personaggio non è particolarmente importante, se non per il fatto che aumenta la nostra disponibilità di benzina, cioè possiamo ottenere più benzina con noi prima di dover andare a fare di nuovo il pieno. 2, 3, 1, 2, 3. E sono 27, ne faccio ancora 3, così dovrebbero essere 30, quindi la prossima volta che raccolgo... Adesso mi chiedono anche un sacco di soldi, però per essere nutrite tutte. Ok, ho speso abbastanza, ma ci servirà poi dopo per completare la missione. Pere, mi sa che farò un esercito qua. Un'industria infinita di pere, che poi andrò a rimuovere magari una volta che non mi saranno più necessarie. Anzi, potrei farle quasi quasi in una zona che non mi serve. Possiamo espandere la fattoria ogni tot livelli, quindi questa zona qua l'ho comprata al livello 6 e quest'altra l'ho comprata al livello 11. Qua ho messo tutto il miele in previsione di quando potrò poi utilizzarlo per guadagnare dei nastrini con questo honey stand, perché ogni 20 di miele dà un fiocco. Allora, abbiamo detto pere abbiamo bisogno, quindi mi chiede quante? 60 pere, vero? 80. Non credo che pianterò 80 alberi di pere, ma 40 magari sì. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
9, 10. Speriamo che mi bastino i soldi per fare tutti questi alberi di pere. Potrei anche andare avanti con gli alberi di pere che ho, però effettivamente ci metterei davvero tantissimo tempo per arrivare al numero richiesto. Quindi ogni volta in base alla quest faccio una piantagione intensiva di quello che mi serve e per poi magari rimuoverla. Tipo c'era una quest che mi chiedeva 360 uova di galline e ho fatto tipo uno spiazzo enorme come quello là del miele, tutto pieno di galline. Ma avevo anche un po' esagerato perché il computer era davvero molto rallentato quando c'erano tutte quelle galline che si muovevano. Però almeno con un paio di raccolte ho potuto... avrei potuto piantarli con il trattore effettivamente questi. È stato stupido, vabbè. Gli animali no, ma gli alberi si possono mettere col trattore. Ma quelli sono 40, quindi due giri di raccolta la potrei risolvere tutto. Quando è che maturano le pere però? Ok, anche in autunno, quindi posso raccoglierle anche in autunno. E niente, yellow pepper non possiamo ancora piazzarli. Volevamo vedere ancora qualcosa qua? Non mi pare. Allora vi faccio vedere altre due cose. Allora usciamo dalla nostra fattoria. Allora, vi faccio vedere uno a che cosa serve il livello del personaggio oltre all'espandere il nostro inventario di benzina. Alla customizzazione, nel senso che tutte queste cose qua vengono sbloccate man mano che sale di livello il nostro personaggio. Possiamo modificare il nostro personaggio con tutte queste caratteristiche qua. E possiamo personalizzare anche il nostro trattore. Quindi ad esempio questa vernice qua è ancora sbloccata perché dobbiamo essere con il personaggio di livello 14. E anche questi oggettini che possiamo mettere là sopra si sbloccano salendo con i livelli. Ma quello che è importante, per cui vi dicevo, è multiplayer collaborativo, è il fatto che possiamo trovare le fattorie di tutti i giocatori che sono online in questo momento e andare a trovarli e fare delle cose per conto loro. Ad esempio qua, questo qua ha 4 già persone dentro e ha una fattoria di livello 53, quindi è davvero molto elevata, e abbiamo i permessi solo di raccogliere. Però facciamoci magari un salto per vedere com'è una fattoria di livello 53, che è davvero estremamente alta. Qua è davvero tutta molto curata anche dal punto di vista estetico. Facendo attività per conto di altri andiamo a guadagnare non dei soldi ma dei punti esperienza nostri. Quindi il nostro personaggio salirà di livello, mentre invece la fattoria dell'altro giocatore non lo so, forse anche la fattoria dell'altro giocatore, la nostra ovviamente no. Ah, possiamo vedere qua. Questi sono fruit press. Cosa che dà il fruit press? Dà una marmellata. La marmellata probabilmente si può vendere da qualche parte. Può darsi, è un oggetto che ancora non ho sbloccato. Ah, questo è il proprietario della fattoria. Salve! Ciao! Facciamo una risata, vabbè. Qua depositi di benzina un po' in giro, che però non andiamo a prendere per evitare di rubargli benzina, perché poi la sfrutteremo noi, ma una volta che ci usciamo dalla fattoria non abbiamo più la benzina, ma lui non ce l'ha neanche a sua volta. Molto carino, ci sono dei meloni qua, qua c'è un... mulino con una zona di animali. Ok, do da mangiare le galline. Ok, qua c'è un po' di miele. E là c'è uno stand per i pesci, ma non vedo pesci qua nei dintorni. Boh, qua per vendere la verdura. Ok, andiamo a vedere un pochettino più in là. Ha davvero espanso molto qua la sua fattoria, perché essendo di livello così alto la fattoria può comprare molte espansioni.
Sì, no, comunque per forza è. Ah, di livello 75 l'albero di prugne. Infatti è pieno di, albero di alberi di prugne qua. Non posso arare, vero? Sì, posso arare. Niente, chiacchierano nel mentre. Ariamo un po'. Come vedete, ci sta dando uno di esperienza ogni volta che ariamo, dell'esperienza del nostro personaggio. E diamo esperienza anche alla sua fattoria. Non alla nostra, ma alla sua. Sì, per il fatto che appunto lui è di livello 16 tipo, mentre la fattoria è di livello 53. Quindi per forza l'esperienza della fattoria sale oltre al salire del tuo personaggio. Cioè gli altri ti fanno salire la fattoria, mentre tu non sali di livello. Ed è anche il motivo per cui io ho una fattoria di livello 14 mentre il mio personaggio è di livello 12. Ok, beh, diciamo che finiamo di arare questa parte qua e poi usciamo da questa fattoria. Ne vediamo ancora una e poi direi che possiamo concludere visto che abbiamo. Where do you have money trees? Gli alberi dei soldi sono degli alberi molto comodi che non danno soldi ma diamanti, se non ricordo male. E solo che sono di un livello di fattoria più alto del mio, quindi ancora non li ho sbloccati, però ne ho sentito parlare nel Discord ufficiale di Farm Together. Allora, andiamo a vedere un'altra. Ci sono varie persone connesse. Tanto possiamo cliccandoci sopra andiamo sul loro account Steam. Allora, Find Farm, vediamo un'altra fattoria. Possa essere interessante questa a livello 38, vediamo che dite. Ma anche questa a 35, dai, vediamo un po'. Allora è già molto diversa dall'altra. Sempre molto incentrata sull'estetica. Allora, qua c'è una piantagione spropositata di fragole. Fragole anche qua, cioè, sono intensivi monocoltura, probabilmente. Girasoli. Che non girano effettivamente dove c'è il sole. Delle melanzane. Ah, già, nell'acqua non si può andare. Qua c'è tutta una zona che ancora non ha sfruttato. Però effettivamente sfruttare tutto lo spazio vuol dire che non riesci poi più a gestirlo bene. C'era con noi? Sì. Scusate. No, quello è ancora da sbloccare. Dei peperoni verdi che ancora non avevo incontrato nelle mie peregrinazioni. Questi alberi anche. Ah, questi sono i money tree. Questi sono i famosi money tree che però non sono ancora harvestabili, probabilmente li ha raccolti prima lui. Peschiamo sti pesci qua, dai. Ok. Qui ci sono delle fragole da raccogliere, però non vado a toccare. Qua c'è dell'uva, del grano. Chissà dov'è il tizio. Vediamo se lo troviamo di qua. Ah, eccolo. Livello 24. Quindi anche qua la sua fattoria è salita più di quanto non è salito lui di livello. Perché è vero che l'esperienza si distribuisce in modo uniforme, ma dov'è andato? Ah, è laggiù. Andiamo a salutarlo. Dove corre? The Toweler. Eccolo, ah, quel cappello. Dove l'ha preso quel cappellino? Sarà una mod forse? Ci sono delle mod? Può darsi. Ah, si saluta. Sta scrivendo qualcosa oppure no? Cosa ci dice? No.
Ah, ok. Salutiamolo e... Allora, andiamo a vedere un attimo questo cappello, visto che l'hanno aggiunto. Customize Farmer... Ah sì, è vero. Eccolo qua. Già. Ok, vedete tu. Questo è praticamente tutto quello che c'è al momento su Farm Together. Farm Together è ancora in Early Access, ma potete trovarlo su Steam. È davvero un gioco molto interessante e carino per passare un po' di tempo. Se per caso qualcuno di voi ce l'avesse o volesse comprarlo, fatemelo sapere che possiamo coltivare e far crescere reciprocamente le nostre fattorie. Io vi saluto, vi auguro una buona giornata, vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'avete già fatto e lasciare un commento qua sotto. Ciao a tutti!